Benvenuti e buonasera. Questa puntata di PD e Social Club sarà una puntata piena di cose e di argomenti. Partiamo da La macchina zero, il titolo che presentiamo questa sera, eh, firmato da Chai Rocchi e da Matteo De Monte, eh, pieno di argomenti perché, perché si tratta di una narrazione, potremmo dire di un romanzo. Si tratta però di un romanzo a fumetti in cui, in cui le tavole, le illustrazioni, i disegni hanno un peso, come potete ben immaginare, decisivo, ma più decisivo che in tante altre opere a fumetti, perché vedrete alcuni esempi. Si tratta di tavole estremamente lavorate, estremamente complesse, estremamente ricche, quindi piene di informazioni e di suggestioni eh, l'una per l'altra. Parleremo di storia italiana perché argomento. Eh, di La Macchina Zero è un capitolo eh, oscuro e controverso, forse non così oscuro, forse non così controverso, ma insomma ci sarà parecchio da dire sulla storia di Mario Chu, che era un ingegnere, un ingegnere di origini cinese in Italia, che è stato a fianco di Adriano Olivetti nella grande avventura dell'informatica dell italiana. Um, come si racconta una vicenda come questa, che tira dentro la storia del paese, che tira dentro i rapporti tra Italia e Cina, che tira dentro alcuni rapporti tra Italia e Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. A parlare di tutto questo con Cai Rocchi e con Matteo De Monte c'è Bruno Arpaia, eh, romanziere, giornalista, ispanista che proprio l'anno scorso è uscito con un bellissimo romanzo che si intitola Il fantasma dei fatti da Guanda. Eh, che parla da romanzo, da invenzione romanzesca, ma con grande documentazione eh, di alcuni misteri italiani, tra cui cruciale, centrale, anche la vicenda stessa di Mario Ciù e del primo computer italiano. Eh, vi ho dato gli elementi eh, alla base della conversazione di questa sera. Adesso io mi ritiro e vi lascio in balia degli autori e del loro intervistatore. Buona serata a tutti. Buona serata, buona serata a Ciao Rocchi e a Matteo De Monte. Sono particolarmente contento di interroguire con loro su questo meraviglioso libro che è La Macchina Zero, il cui protagonista, come ha accennato Paolo Soraci prima, è Mario Ciù, un grande personaggio del Novecento italiano e non solo italiano, anche cinese evidentemente. Ehm, che eh, purtroppo insomma, non, non abbastanza riconosciuto nella sua importanza per la, per la nostra storia. Eh, ha fatto tantissimo per l'Italia e tanto di più avrebbe potuto fare se non fosse morto esattamente, quasi esattamente 60 anni fa, il 9 novembre del 1961, come vedete da queste tavole, eh, in, in un incidente stradale. Uh, mentre si recava da Milano a Irea, alla sede dell'Olivetti, per presentare le sue ultime uh, ricerche, le, le, le sue, i, su, i suoi ultimi uh, progetti per un, per un nuovo computer. E a Mario Ciù sicuramente arriveremo, ma questo libro uh, è ancora di più, uh, è anche uh, come dire, una saga familiare di una famiglia cino-italiana. Eh, che discende da mh, personaggi importanti per la storia della Cina, eh, prima e dopo la Repubblica, eh, perché anche il padre e la madre di Mario sono grandi personaggi. Eh, la madre, mh, una donna libera e volitiva, certamente molto di più di tante altre donne italiane e cinesi dell'epoca, e il padre che ha eh, ricoperto importanti incarichi all'ambasciata. Cinese prima in Italia e poi a Città del Vaticano ed è intervenuto in difesa dei primi immigranti cinesi in Italia. Ecco, io se ci e Matteo sono d'accordo, partirei proprio da questo: oh. dal, da, da, da questa saga familiare, dal padre e dalla madre di Mario, prima di arrivare a Mario Ciù. Sì, esatto. Buonasera a tutti, innanzitutto, come dicevi tu, la famiglia di Mario era già importante. In Cina, eh, per parte materna, eh, gli Wang erano stati degli intellettuali progressisti, fondatori dei primi giornali eh, sullo stile di quelli occidentali e il bisnonno era stato, insieme al fratello, il traduttore di grandi romanzi come eh, La capanna dello zio Tom o Ivano. Mentre invece per parte di padre erano mandarini, erano funzionari e vivevano addirittura all'interno della città proibita. Per cui in realtà la parabola di Mario inizia, inizia molto prima eh, di quello che siamo abituati a, eh, a leggere nei, nei libri che sono stati pubblicati o appunto nei, nelle varie pagine che ci sono online su di lui. Si tende a, a ricordarlo. Per gli ultimi anni di vita e soprattutto per, la, per il suo profilo professionale, quando invece è, è, è tutta la sua vita molto interessante. E come dici tu, il nostro libro è anche, infatti, un, una sorta di romanzo di formazione. Cioè, noi partiamo dall'inizio, nel no? 1924, quando. Quando nasce e, e lo seguiamo proprio compiere i primi passi, lo vediamo diventare grande, lo vediamo fare amicizia con grandi intellettuali del nostro paese, come Reiklin, come Pintor, che appunto erano suoi compagni di scuola al liceo classico Tasso. E, e in un qualche modo eh, il, eh, era proprio il nostro intento questo, cioè di raccontare un Mario, un Mario inedito che in un qualche modo stavo dicendo è, eh, si potrebbe definire il primo italo-cinese d'Italia, cioè il primo cinese nato sul suolo italiano, Mario era nato a Roma appunto nel 1924, un italo-cinese che è, si è seduto alla pari, a fianco ai grandi della storia del nostro paese e quindi per questo va riconosciuto. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire qualcosa anche su... Più, più dettagliatamente sul padre di Mario che era già stato in Europa eh, proprio all'inizio della prima guerra mondiale e il suo nome è IN, come Mario e lui è stato in Europa a fare una specie di grand tour figlio di una famiglia come diceva Chai di funzionari e in questo gran tour, insomma, tra il 1915 e il 1917, eh, visiterà l'Italia. E siccome la sua famiglia si occupava anche di commercio di seta, eh, visiterà proprio il distretto di Como in Italia. E noi abbiamo ritrovato tracce sue anche in questo senso. E, insomma, è curioso che anche nel suo viaggio. Il padre di Mario, prima di diventare un amministratore, un amministrativo per il governo repubblicano, un, un diplomatico come si dice, eh, forse è venuto in contatto con uh, alcuni ritrovati della tecnica dell'automazione. Infatti, lui sia a Lione sia a, a Como eh, incontra queste, questi, questi laboratori di tessitura dove lavorano con queste eh, teste jacquard che trasmettono il disegno uh, attraverso delle, mh, delle bande perforate, proprio come le schede perforate a cui poi si ispireranno esplicitamente gli ingegneri di IBM. Quindi ci sono tante suggestioni, poi questa esperienza fatta dal padre proprio in Italia gli consentirà di essere arruolato poi eh, subito nel 18, tra il 18 e il 19 quando lui entra in servizio molto prima di tutti gli altri eh, diplomatici del, dell'ambasciatore stesso. E quindi noi siamo arrivati a Mario eh, diversamente da, credo, tutti gli altri che ci sono arrivati attraverso, insomma, il suo esito, l'esito della sua parabola in Olivetti, attraverso suo padre, che, come diceva Chai, anzi lo dicevi tu stesso, Bruno, che eh, è suo padre è stato garante, in un certo senso, dei primi migranti cinesi eh, sul territorio del Regno d'Italia, proprio... Nel 26, quando i primi venditori di perle vengono eh, portati eh, insomma, in questura eh, e, e soprattutto gli vengono requisite queste loro mercanzie, le perle che erano il loro capitale commerciale, il padre di Mario interviene con le autorità, con il ministro degli interni, se non mi sbaglio, giusto? Sì, no? Federzoni. Con Federzoni per eh, insomma, far sì che questa, questi loro diritti vengano eh, salvaguardati e eh, ponendo dall'altra parte il peso insomma, di tutto il numero dei missionari che invece stavano in, in Cina eh, da, parte, da parte del Regno d'Italia. Quindi poi anche quando mio nonno insomma, e, e, e tanti altri cinesi, non molti, ma alcuni cinesi eh, dopo la guerra... Avranno un risarcimento dal, dal nuovo governo diciamo del Comitato eh, di Liberazione Nazionale e, e di Ricostruzione. Eh, fu proprio il padre di Mario a firmare gli accordi col ministro Parri per ricevere un risarcimento economico abbastanza sostanzioso con il quale alcuni di questi cinesi, compreso mio nonno, poi dopo eh, costituiranno quei piccoli laboratori eh, con cui parteciparono anche a quel Mini boom, insomma, tra gli anni 50 e gli anni 60 a Milano e, insomma, in alcune province. Poi forse stiamo dando per scontato, Matteo continua a dire mio nonno, eh, Matteo è erede appunto di uno dei primi cinesi arrivati a Milano sì. all'inizio degli anni 30, eh, nello specifico nel 1931, e eh, noi abbiamo pubblicato due libri in precedenza per l'editore Beccogiallo che narravano proprio sia la vicenda biografica, strettamente biografica, di suo nonno in un primo libro che si intitola Primavera e Autunno, e poi in un secondo che si in titolo invece China Man, raccontiamo proprio di, la storia delle dieci famiglie che hanno fondato la comunità cinese di Milano prima, ma la comunità di, cinese di Milano all'epoca è stata poi il trampolino di lancio per la diffusione dei cinesi in tutto il nostro paese. Bene, questa mi sembra già una caratteristica originale che solo per questo già varrebbe la spesa di... Di, di, di comprare e di leggere questo libro e poi estenderlo anche perché è una, è una parte della nostra storia che. Eh, tendiamo a, a dimenticare, però, eh, allora a questo punto invece veniamo a, a, al protagonista del libro. Uh, a Mario, che come ha detto Chai, eh, è, è il primo cinese che nasce in Italia. Diciamo così. Eh, a parte un lungo viaggio in Cina durante la giovinezza, eh, però, la sua infanzia, durante voglio dire, però, la maggior parte della sua infanzia, la sua giovinezza, sono tutte italiane, con studi e amici, come diceva anche Chai, alcuni diventati molto importanti. Tanti italiani. Eppure Mario Chu non rinuncerà mai alla sua cittadinanza cinese, non accetterà nemmeno quella americana che gli, che gli viene offerta. Questo è evidentemente un segno di grande attaccamento alle sue radici, di appartenenza, però eh, bisogna dire che eh, ebbe anche la capacità di non farsene imprigionare da queste radici. Eh, diventò una persona cosmopolita sintesi di più culture ed è forse anche questo un tratto che ci aiuta a comprendere poi la sua genialità di cui parleremo eh, subito dopo, però volevo che insomma ci raccontaste un poco la formazione culturale di Mario. Eh Mario, come dici tu, era proprio cresciuto eh, insomma educato in un contesto eh, italiano e ancora di più internazionale. Eh, figlio di diplomatici e, e figlio, eh, insomma, di quella rivoluzione repubblicana, che è stato un processo di eh, insomma, mh, spinta a modernizzazione per quelle generazioni, e, e quindi nato a Roma ha frequentato eh, il liceo Tasso, che è un liceo eh, prettamente romano, di un certo tipo, insomma, anche di. Eh, mh, Contesto sociale di un certo tipo, appunto, citava Ciai, questi nomi illustri. E dopodiché, ciò che oltre alla nascita, senz'altro essere nato sul suolo romano, ma proprio quello di aver partecipato agli eventi insomma, della nostra contemporaneità. Eh, è, è cresciuto fascista, è cresciuto eh, con la tessera da balilla che noi abbiamo rintracciato nei documenti preziosissimi, negli archivi della sua famiglia. Come tutti all'epoca, certo, cioè, certo, non si poteva fare diversamente. E, e, e poi dopo si è iscritto alla Sapienza, eh, alla facoltà di, di, di ingegneria e, e, e il suo insegnante di fisica è stato, è stato Edoardo Amaldi. Anche questo lo inserisce diciamo in una rete di eh, insomma, grandi intellettuali, ricercatori, scienziati, perché Amaldi stesso è stato un ragazzo di via Panisperna, dei collaboratori, barra allievi insomma, di Enrico Fermi. e Quindi, insomma, proprio come dire eh, un'elite ma eh, non di schiatta, un'elite proprio di avanguardia no, nella ricerca, nello studio. E fu proprio Amaldi poi a spingerlo. A intraprendere, prima di tutti eh, i Fulbrighter eh, italiani e americani, eh, un percorso di borsa di studio in America. Quindi Mario non si è ancora laureato e lascia l'Italia, ma con un background, è vero, internazionale e cosmopolita, come dici tu, però con una formazione tutta italiana. Molto classica, no? a partire dagli studi al tasso e poi gli studi alla sapienza, arriva a Washington e lì ad accoglierlo, è un'università cattolica, quindi, ancora una volta il contesto, diciamo, mh, italiano, la, latino, romano, ancora di più no? di Mario. E poi da lì, invece, a un certo punto, una volta eh, che si laurea alla Washington University, inizia invece la sua parabola. Americana, inizia un pezzo di, di vita di Mario in cui si immerge nel mondo americano. Sì, si immerge nel mondo americano, ma forse è anche il momento in cui più dimostra il suo essere cinese, nel senso che eh, appena laureato eh, si dà da fare in tutti i modi, tanto che accetta un lavoro come elettricista. Eh, di notte sulle navi al porto di New York, perché? perché comunque in qualche modo deve sopravvivere e i lavori che trova subito eh, al Manhattan College, mi pare, inizia a lavorare e poi più tardi alla Columbia University. All'inizio non riescono a dargli no, quello che gli serve effettivamente per vivere. E, e come diceva Matteo prima, eh, facendo riferimento all'Università di, di Washington, forse volevo aggiungere che non ci dobbiamo dimenticare che ancora una volta il padre di Mario, da, da dopo la guerra e poi anche negli anni '50, è stato ambasciatore anche per la Santa Sede. Per cui i rapporti eh, familiari proprio no, con, eh, con la Chiesa erano sicuramente stretti. E nel periodo di. Ehm, nel periodo in cui Mario si fermò eh, a Washington, era ospite dell'Istituto cinese, che praticamente è una sorta di nostro istituto italiano di cultura, è proprio l'Istituto cinese, non so se ai tempi già si chiamava Confucio, come si chiamava? No, assolutamente, tempo. erano istituti di cultura che facevano, facevano riferimento alla Repubblica di Cina. Eh, Stiamo parlando ancora, quando Mario va, va a Washington, siamo nel 47, se non mi sbaglio, no? Sì, esatto. Per cui volevo eh, sottolineare che erano relazioni informali che gli venivano, appunto, ancora una volta in dalla sua famiglia e che gli permettono sul suolo americano di incominciare ad affermarsi, seppur senza mezzi, perché. Una delle caratteristiche dei diplomatici dell'epoca era che è vero che avevano tutti i benefit eh, che gli venivano forniti dal loro servizio, però non percepivano uno stipendio. E quindi nel momento in cui uno dei loro figli voleva, per esempio, partire e andare in America, loro non è che avessero messo via dei soldi da poter investire su di lui. Per cui Mario se l'è dovuta in qualche modo eh, cavare da solo. E, e c'è riuscito, c'è riuscita la grande facendo tantissimi sacrifici, ammalandosi anche per questo, perché comunque le condizioni di vita erano dure, lavorava tanto, dormiva poco, eh, non aveva molti soldi, per cui anche il riscaldamento in casa c'era e non c'era. E, e secondo me tutto questo l'ha formato, l'ha fatto diventare poi anche il manager che è diventato, ma è un aspetto molto cinese, no? Questo, questo eh, non arrendersi, il bisogno di fare fatica. In cinese esiste un termine che si può tradurre come mangiare amaro, no? È, è proprio questo aspetto, eh, in qualche modo, confuciano che. Per la nostra vicinanza alla cultura cinese abbiamo potuto recuperare e quindi in qualche modo riuscire a raccontare un Mario anche inedito. Come appunto, è abbastanza inedito anche tutto quello che raccontate: il suo matrimonio, il matrimonio fallito. L'ingresso nel gruppo di Ragozzini mi pare che si chiamasse John Ragozzini E però, insomma, qua il tempo in calza, arriviamo al, al centro della vicenda l'incontro fondamentale nel 1954 fra lui e adriano olivetti a New York proprio nel, nel grande negozio uh, della olivetti a, a New York prego sì quel momento è un momento è l'esito anche lì di un gioco di triangolazioni eh, tra ancora una volta le reti amicali e del della giovinezza di Mario e anche l'occasione ovviamente insomma in questo store di Park Avenue come dici tu eh, che era stato celebrato su New Yorker come il, la boutique più, più alla moda insomma di Manhattan avviene il primo incontro tra Mario e, e insomma l'ingegnere Livetti e in questo contesto fatto di eh, Design italiano, dobbiamo immaginare veramente, secondo me, fatte le dovute proporzioni, che poteva essere tipo l'Apple Store di ora, no? Pieno di oggetti. Da a voi lo, lo disegnate benissimo, lo illustrate benissimo nel, nel libro, anche io che non lo conosco, ne ho un'idea, insomma. Grazie a voi. Eh. Sì, sì, infatti abbiamo fatto anche una ricerca iconografica, ma fra l'altro proprio in quegli anni a New York, nel 1952, il MoMA aveva dedicato un'intera mostra a, a Olivetti e l'aveva intitolata The Olivetti Touch, no? Come, eh, se gli americani avessero in qualche modo eh, percepito che il gusto di Olivetti, il tocco di Olivetti eh, fosse veramente qualcosa di eccezionale e loro lo attribuivano principalmente al fatto che Olivetti avesse pensato un'immagine coordinata che, eh, che comprendeva tutto, che comprendeva come dicevamo il negozio ma anche la cartellonistica, ha sempre eh, invitato grandi artisti dell'epoca a, a fargli le grafiche e un'attenzione particolare appunto anche al design stesso delle sue macchine, in particolar modo arriviamo a Elea 9003 nel 1959 che è la macchina che ha realizzato Mario Ciuma che ha permesso anche a Dettore Sozzas di vincere il suo primo compasso d'oro. E quindi appunto da questo incontro fra Adriano Livetti, il, il, il grande illuminato Adriano Livetti e eh, l'ingegnere cosmopolita che si interessa di qualcosa che... Tutti ormai nel mondo hanno capito che è strategico, tranne forse i dirigenti italiani, tant'è vero che <ride> sia Adriano Olivetti sia Mario Ciusi lamenteranno che i, i, gli, stat gli statunitensi, gli inglesi, i francesi hanno grandi sovvenzioni da, da, dallo Stato per lavorare su questo settore strategico dell'informatica che ormai cominciava a dominare il mondo e loro invece furono costretti addirittura a regalare alcune delle loro macchine a qualche ministero o a qualche azienda per far vedere le potenzialità dei, dei primi mh, grandi computer eh, eh, e certamente da lì nasce eh, questa eccellenza eh, che l'Italia ha avuto e grazie a Mario Ciu e a Adriano Olivetti per qualche anno nel campo dell'informatica perché grazie a un metodo di lavoro Uh, nuovo, fatto per progetti che mh, mh, Mario Ciu, come dire, un po' inventò, un po' prese dal, dalla sua esperienza americana uh, il gruppo che si riunì, appunto, prima a Barbaricina, vicino Pisa, e poi a, a Milano, riuscì in pochissimi anni a uh, produrre dei computer ad elevata e avanzata tecnologia ma per il mercato riuscendo a fare concorrenza all'IBM. Se ci volete un po' parlare di questo aspetto centrale perlomeno, diciamo, per lo meno per la vicenda italiana, non tanto per la biografia di Ciù forse. Forse per contestualizzare giusto la miopia, come dicevi tu, dei dirigenti italiani, bisogna dire che all'epoca... Non solo non esisteva neanche il termine informatica, ma non esisteva il software, non esisteva l'hardware. Queste macchine occupavano metri quadri, ma stanze e stanze, fra l'altro, con eh, una necessità di sistemi di raffreddamento che passassero sopra, sotto. Per cui era veramente un mondo che si faceva, eh, era difficile anche da spiegare. Eh, Mario Ciu. All'interno del laboratorio eh, di ricerca elettroniche Olivetti di Barbaricina era l'unico insieme a Giorgio Sacerdoti che arrivò poco dopo, che un computer l'aveva visto effettivamente dal vero e, e sapeva come funzionava. Gli altri eh, giovani, tecnici, assunti, erano o neulareati o comunque appunto uscivano da. da, da da scuole di elettronica, però era, era tutta un, un, una, una scienza in divenire, loro dovevano sperimentare e inventarla. Sì, è vero, c'erano delle linee guida nel 44, nel 46, l'ENIAC, il Mark Ferranti One, questi eh, dinosauri dell'informatica, del, sì, dell eh, però era veramente. Era, non si sapeva quasi niente, non c'erano neanche addirittura i, quando loro hanno fatto la prima macchina transistor, non esistevano neanche delle ditte in Italia che questi transistor effettivamente li vendessero. Per cui all'inizio hanno costruito, se li sono costruiti da solo da soli, in loco e poi via via, anche grazie appunto, sempre ai mezzi di Adriano. Questa è l'intuizione di Mario, secondo me. È proprio questa storia dei transistor che è molto sottovalutata e come. Stavo per intervenire, infatti. No, e il punto è quello, perché tutta questa cultura scientifica non è che è solo la miopia dei dirigenti, è proprio che tutta questa cultura scientifica è stata in qualche modo censurata dai programmi di formazione. Quindi io sfiderei qua chi tra noi tre sa che cos'è un transistor. Eh, però invece il passaggio strategico che Mario aveva capito grazie alla sua esperienza americana, perché non solo Mario aveva visto che era possibile assemblare questi computer in tempi umani e realistici, ma aveva eh, percepito che il passo successivo era la miniaturizzazione, cioè non si potevano fare più macchine che occupavano tre stanze e pensare che avessero un mercato reale. Quindi il primo step dell'alta della, della, dell tecnologia è quello della miniaturizzazione. Se noi pensiamo al passaggio che c'è tra un transistor così a una valvola che aveva comunque più o meno da queste a queste dimensioni, allora quello è il primo step che Mario aveva intuito. Il secondo sarebbe stata la micronizzazione, cioè i microprocessori, cioè dei computer micronizzati. Che fra l'altro poi sono stati cioè delle unità di calcolo, insomma, non dei computer. che lavorava lì. Eh? I microprocessori sono stati presentati da Falgin Fal che aveva Gine. cominciato lì. Esatto. Eh, e fra l'altro appunto vorrei sottolineare che... Eh, Mario Ciu decide di eh, usare e impiegare i transistor nel momento in cui sembrava meno opportuno, perché aveva finalmente realizzato una macchina a valvole che era assolutamente competitiva con quelle dell'IBM, e però eh, nonostante questo decide di rifare tutta l'architettura, la, chiama Sofas, chiama tutti i suoi collaboratori a rifare l'architettura, si mette a costruire addirittura... Transistor per, per rifare la macchina, cioè una capacità di visione. Eh, come eh, diceva Matteo prima, veramente straordinaria. Veramente straordinaria che eh, come dire, eh, stava mettendo l'Italia eh, in una situazione di eccellenza rispetto e di avanguardia eh, rispetto a un settore strategico come eh, l'informatica, insomma. No. infatti forse ci dobbiamo ricordare che sempre in quegli anni anche l'università di Pisa è sempre sotto la direzione di Mario Ciu stava lavorando ad un'altra macchina anche questa a valvole e che a differenza di eh, Mario Ciu decise come hai detto tu prima tra il 57 e il 58 di smontare cioè di, di rifare completamente la macchina dall'inizio di, di sostituire le valvole con i transistor mentre invece l'università di Pisa che non se lo può permettere, ovviamente decide di rismontare tutta la macchina e di rimontarla implementata, ma comunque sempre a valvole. Infatti poi il secondo calcolatore italiano, che sarà la CEP del 1961, comunque avrà ancora le valvole. Certo. Eh, allora io a questo punto mi, mi, mi fermerei un attimo prima di arrivare come dire, al tragico epilogo della storia di Mario Ciù, che secondo me è anche un tragico epilogo per tutta l'Italia. Però appunto invece mi vorrei soffermare un attimo su, sul vostro libro, che ha come dire, delle caratteristiche prima di tutto, grafiche, appunto, come diceva Paolo all'inizio. Uh, complesse, le vostre tavole sono complesse, cambiano i colori, poi uh, soprattutto uh, sono suggestive e mh, ci sono delle scelte molto molto secondo me uh, um, coerenti, azzeccate, per esempio ci sono ogni tanto questi caratteri cinesi mh, di cui fate un uso, di cui vorrei che parlaste e quindi oltre però alla parte grafica io sono anche molto interessato a, a, alle ricerche che avete fatto alle persone con cui avete parlato. Insomma, vorrei che ci parlaste un po' ce l'avete detto, è, è il proseguimento di un lavoro di ricerca fatto sul, sui cinesi in Italia, sul. Su, 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 però poi, dopo, insomma, su Ciù avete eh, lavorato moltissimo e eh, quindi vorrei che ci parlaste della gestazione e della realizzazione di questo libro che è obiettivamente per quanto di facilissima lettura è sia graficamente sia narrativamente molto complesso. Sì, io parlo per quanto riguarda eh, l'uso dei caratteri cinesi che compaiono all'interno del racconto. Allora, Mario, come abbiamo detto, è eh, figlio di cinesi di, di, di alta estrazione sociale, quindi eh, è scolarizzato eh, anche nella sua lingua madre. E quindi ci siamo chiesti, per proseguire eh, insomma, e, e per seguirlo, di tutta sua, questa sua vicenda biografica che è molto complessa, come dici tu, eh, la lingua cinese è una lingua logografica che a differenza eh, della nostra lingua fonetica è molto legata alle immagini, per cui alcune volte eh, ci è stato proprio d'aiuto utilizzare i caratteri per in qualche modo concretizzare la sintesi che mh, crediamo nella sua, nella sua insomma, apparato insomma, mentale Mario eh, potesse, potesse mh, utilizzare e, e assolutamente ce ne sono alcune che fanno riferimento alla storia eh, alla storia politica cinese alla storia politica italiana che si rispecchiano molto in quegli anni insomma, uh, ma ce ne sono alcuni che sono anche d'accompagnamento per esempio abbiamo fatto un, un largo uso di onomatopee in cinese, perché abbiamo potuto eh, così immaginare che alcuni elementi di contesto dei rumori, eh, mi viene in mente l'esplosione di Via Rasella, piuttosto che il rumore delle cornacchie eh, nella bassa padana, nei pressi di San, San Giuliano, dove c'era il laboratorio eh, di, scusa, di, di Borgo Lombardo. Del, e, e quindi ne abbiamo fatto un uso sia di dascalico insomma che andasse a integrare gli eventi o che fosse anche molto così succoso per uh, gli studenti di lingua cinese che sono i nostri grandi fan di questi nostri testi un po' multilingue ma anche per accompagnare un po' uh, come dire l'interiorità di Mario di dare voce all'interiorità di Mario attraverso quelli che sono poi dei caratteri che rappresentano dei segni non c'è la mediazione del simbolo grafico. Per quanto riguarda la ricerca, diciamo che vabbè, prima di tutto eh, abbiamo contattato Elisa Montessori, che appunto è la moglie di Mario, la seconda moglie che è ancora in vita, e le figlie, i nipoti, tutta la famiglia, ma anche ehm, coloro che siamo riusciti a recuperare tra quelli che erano una volta i giovanissimi ragazzi di Barbaricina e che oggi sono degli arzilli signori di 80-90 anni eh, che però sono veramente hm, degli scrigni pieni di, di, di ricordi, di aneddoti e quindi abbiamo cercato di tenere insieme un po' eh, il punto di vista di ciascuno e eh, però di rinserirlo eh, All'interno di quello che era il contesto storico dell'epoca e anche verificando, adesso non lo so, mi viene in mente che i nipoti ci avevano raccontato che, erano, che la giovanissima madre di Mario eh, fosse arrivata a Brindisi, mentre invece noi sappiamo perché all'epoca non era così che quella tratta venne inaugurata molto dopo, per cui sicuramente invece era arrivata a Trieste, cioè abbiamo cercato proprio di eh, recuperare fonti alla mano ehm, la storia più vera possibile, non so come dire, e appunto rinserirla nel contesto storico ci ha permesso anche di andare a capire il perché no, di determinate scelte, come mai Choin e Evelyn non decidono di, tor di tornare in Cina allo scoppio della seconda guerra mondiale. Eh, sono tutte domande che ci siamo posti, abbiamo provato ad immedesimarci. Eh, lo abbiamo fatto sempre con Mario dall'inizio, chiedendoci... Cosa avesse pensato, come avesse ragionato, ehm, cercando di restare fedeli, come diceva anche Matteo, sempre però alla sua parte cinese, no? perché, come mi piace dire a me, lui magari si vestiva. Come un italiano parlava quasi in romanesco, però, dentro di sé certe cose le poteva immaginare e provare solamente in cinese perché? Perché fanno parte di quella cultura. con no? coi genitori lui parlava in cinese soprattutto con la madre, perché il padre è morto nel 1954, ma invece la madre, Wanda Yun. È, è vissuta, è stata molto più longeva anche di Mani, è morta a 99 quindi, anni e quindi e ha lasciato molta documentazione è un'altra cosa che mi sta a cuore dire che cioè, insomma come illustratore è una cosa molto importante ed è anche una grande responsabilità al di là dei dati che si possono ricavare insomma dai documenti o dalle testimonianze registrate, c'è una componente che abbiamo noi raccolto soprattutto come diceva Chai dai Insomma, i collaboratori, anche se poi erano sottoposti di Mario, perché Mario era il capo indiscusso del suo, del suo gruppo, e, e sia quelli di Barbaricina, quelli storici, che sono quasi tutti deceduti, purtroppo, ma anche quelli che poi sono stati a Borgo Lombardo, insomma, hanno fatto parte poi della divisione elettronica Olivetti. C'è tutta una componente di aneddoti, di eh, cose come dire. Che continuano un po' a cambiare nel tempo e a seconda di chi lo racconta, dal punto di vista che lo racconta. Però il nucleo narrativo è sempre quello, no? Mi viene in mente questi scherzi che faceva questo Friedman, piuttosto che insomma, altre caratteristiche che Mario aveva, ma, ma molto informali: che eh, come dire, loro hanno tramandato, benché non fossero i familiari di Mario, e quindi hanno contribuito a tramandare una. Um, Proprio una specie di mito una specie di mito di Mario che andava ben oltre il Mario Manager, no? Eh, per molti di loro, l'esperienza fatta alla divisione elettronica Olivetti dopo la morte di Mario, è stata una spinta. Mi viene in mente Renato Betti, che era un semplice, semplice si per dire, perito industriale. Dopo l'esperienza di Olivetti, deciderà di iscriversi all'università. E oggi è uno dei matematici insomma, dei più, più importanti che abbiamo, quindi era proprio un'esperienza probabilmente eh, veramente eh, seminale quella che si era creata insieme, insieme a Mario in quel contesto. Senz'altro c'è stato un momento in cui giravano tantissimi soldi eh, e quindi quasi tutto era possibile, anche, eh, come dicevamo prima, farsi transistor da soli perché prima che riproducesse l'SGS li facevano proprio loro lì a Barbaricina. Tanto che gli scoppiavano proprio nelle mani, come è disegnato in una tavola. <ride> e, e poi l'ambiente di Barbaricina doveva essere qualcosa di meraviglioso, di questi gruppi che poi a pranzo, poi finivano, a mare, andavano a mare, facevano il bagno, tornavano e poi lavoravano fino a mezzanotte insieme. Tra l'altro in una villa rinascimentale. In una villa in una rinascimentale, di piena di... C'erano affreschi e luci e lucine cavi da tutte le parti. Questo è bellissimo. La modernità, insieme a insomma, ancora quel retroterra eh. e questo è il gusto dell'aneddoto, c'è cioè una componente che non si ritrova nei dati. No, no, certo, eh, beh, per raccontare, poi ci si, 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 si fa molto affidamento su questi aneddoti perché raccontano no, nel, nella loro. Eh, semplicità però raccontano molto di una personalità e poi insomma sono quelli che attraggono il lettore e voi ne avete messi tantissimi ma eh, il tempo incalza veniamo al, all'epilogo voi chiudete il libro con una tavola che dice eh, l'Italia eh, la morte di Mario Ciu con le morti di Mario Ciu l'Italia aveva perso definitivamente la sua occasione teniamo presente che un anno prima di quel 9 novembre 61 muore anche Adriano Olivetti, ci sono eh, lotte interne no? nella famiglia Olivetti eh, e, e però poi la, la morte di Mario darà il colpo finale alla, alla divisione elettronica Olivetti che qualche anno dopo verrà svenduta alla General Electric e, e l'Italia perderà, eh, diciamo, quello che ho ripetuto più volte, cioè questa sua eh, capacità di avanguardia in un settore strategico. Lo so bene perché appunto nel, come accennava Paolo nel, nel libro, ne ho parlato nel mio romanzo mettendo insieme altre tre storie che avvengono proprio a poco eh, a poca distanza dalla morte di Ciu cioè l'attentato a Mattei, eh, la condanna, l'arresto e la condanna di Felice Ippolito. Eh, e di Domenico Marotta che erano a capo del CNEN e, e dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma eh, questa morte, ovviamente, eh, è come, come voi dite, appunto, fa perdere definitivamente l'idea dell'occasione. C'è qualche sospetto su questa morte, come c'è stato qualche sospetto sulla morte di, di, di Adriano Livetti nel treno che lo portava in Svizzera, e ci sono stati anche dei sospetti. Voi, che cosa. Pensate di questo? Di la allora, domanda: Perché è tutto un filone, diciamo, che mh, poi ha ripreso, ha ripreso ad essere insomma, mh, un po' vita da queste dichiarazioni rilasciate da De Benedetti al sole 24 ore e poi mh, rilanciate in un certo senso da un editoriale, un articolo di Walter in un'intervista, addirittura Elisa Montessori. Io devo dire che personalmente concordo molto di più con la tesi del fantasma dei fatti no? che senza andare a ricercare forse ci saranno stati insomma l'intervento della mano occulta dei servizi segreti eh, come hai sottolineato non c'era nessun interesse e nessuna, eh, nessuna lungimiranza da parte né del governo né degli investitori italiani verso questo settore per cui già diciamo la mh, mh, L'insipienza e la, la, la poca imprenditorialità di questo settore sarebbe già una causa, però sicuramente eh, Olivetti e la famiglia Olivetti erano, erano, erano attenzionati dai servizi segreti e non solo. Olivetti comunque era una figura fondamentale anche per tutto il piano il recovery program, l'European recovery program, cioè Olivetti era concessionario dei de de fondi del piano Marshall per eh, diversi progetti di costruzione dai sassi di Matera a quello che poi è stato fatto a Pozzuoli e, e quindi sicuramente gli Olivetti erano, erano attenzionati. Ora, ehm, che, che effettivamente Mario, ehm, era stato in Cina, Mario, Mario avesse fatto un viaggio poco prima di, di morire in Cina insieme a Elisa, sua moglie, e insieme a, a, a Roberto Rivetti e alla moglie di Roberto Rivetti, Anna Nogara, tutto questo è successo. È vero che è, usci è uscito il mese prima della morte di Mario un articolo mh, a firma sua su un giornale asiatico, però... Uh, io credo che comunque la parabola, la, cioè non, sarebbe, non, sarebbe, non avrebbe funzionato la, la storia di Olivetti e eh, il rischio che eh, potessero diventare una, una specie di multinazionale all'avanguardia e competitiva in quel mercato. Per cui eh, con o senza la scomparsa di Mario, in qualche modo quel progetto, come poi mi sembra abbiano detto dei dirigenti Olivetti, era un neo da estirpare in un certo senso. Tutta Tutta la... Era Valletta, era, era tutto l'ambiente industriale italiano, Valletta, la Fiat, sono okay, loro che sono poi prendono in mano la divisione elettronica Olivetti e neo, estirpano questo neo e la svendono la General Electric. Noi in realtà la morte di Mario l'abbiamo raccontata co così come ce l'ha raccontata Elisa, per cui forse anche filtrata dai suoi ricordi, dal tempo, però ci sembrava forse il modo giusto in cui farlo. e Lei. Eh... Metteva l'accento la, no, su questa pioggia forte che in qualche modo non permetteva forse di guidare nel, nel modo migliore, però in un qualche altro modo forse questa pioggia copriva. No? Lei la vedeva che copriva anche tutto il resto, forse domande che non voleva farsi, forse una situazione. Io questo non lo so, però era fondamentale la pioggia nel suo ricordo. Però io e... voglio dire una cosa: io ho parlato molto con questi, come ti ho detto, con questi. Eh, Ex dipendenti Olivetti che facevano parte del team di Mario a Borgo Lombardo e alcuni venivano da Barbaricina. Stiamo parlando di persone che sono cioè, diciamo, il 99% dei geni e l'1% quasi dei geni, soprattutto in matematica. E, e loro non è che voglio dire sono restati inermi, loro hanno ricostruito tutto: la velocità, hanno parlato con i meccanici dell'Audivetti perché la macchina di Mario era una macchina che veniva periodicamente revisionata dalle officine dell'Audivetti. E, e, e quindi eh, io so per certo che il 9, quando faremo questa presentazione eh, al, al museo dell'Adi, eh, il professor Fabio Capocaccia, che è uno dei ragazzi, insomma. Di, se non altro di ragazzi di Borgo Lombardo. No, no, ci fu anche Barbaricina perché nel, la frequentò durante il periodo di tesi. Lui è andato a fare la tesi proprio lì. Ma insomma è uno dei protagonisti, uno dei tanti aneddoti che ruota, ruota proprio intorno a questo diciamo, eh, contesto di spionaggio industriale tra Olivetti e IBM. Lui racconterà come loro che si sono messi a fare i calcoli con tutte le variabili possibili. Sono, sono giunti alla conclusione che eh, l'incidente sia stato un incidente dovuto appunto a una, un malfunzionamento, a un della, malfunzionamento macchina. della macchina e quindi senza l'intervento diciamo di un agente più o meno occulto. Quindi questa sarà un'occasione per sentire anche dal loro punto di vista che senz'altro hanno molti strumenti e soprattutto erano protagonisti in quei giorni perché sai oggi come scrivi anche tu nel libro... Che fai? Vai lì a Ivrea e ti metti <ride> a Santiago e guardi. E guardi, infatti <ride> non ti dico, non diceva nulla. Il problema è che è tutto cambiato. Allora l'autostrada era una strada a due corsie, un po' più a scorrimento veloce, ma non era come. Adesso. Cosa fai per chi il reperto? Chi l'avrà fatto? E chi l'ha fatto? No, e quindi va bene, sì. Eh... Un altro dire, elemento ulteriore per invitare gli ascoltatori e i lettori a leggere questo bellissimo libro di Matteo e di Chai. So che appunto il 9 c'è questa presentazione eh, di cui parlava Matteo, il 19 ne riparleremo al MUDEC in occasione di Book City alle 18. Eh, che dire, Paolo, noi penso che abbiamo finito, abbiamo sforato di 5 minuti. Non so se ci sei, forse 4 ore rimetto il microfono. I tempi sono stati perfetti, gli argomenti erano tantissimi, ma l'avevamo detto già in partenza. Gli interlocutori erano assolutamente più indicati. Mi sembra che sia stata una gran bella presentazione. Di questo libro si tornerà a parlare appunto nel corso di altri incontri in giro per l'Italia, in giro per Milano, mi pare anche all'interno di Book City. Quindi direi che possiamo augurare lunga vita alla macchina zero e un buon e proficuo divertimento ai lettori che la macchina zero incontrerà sicuramente nelle settimane e nei mesi a venire. Eh, ringrazio Bruno Arpaia, ringrazio Matteo De Monte e Ciairocchi, ringrazio la casa editrice Solferino che ha pubblicato eh, il libro e ci ha ovviamente affiancati nell'organizzazione di questa serata e ringrazio le librerie che hanno condiviso questa nostra diretta eh, sulle proprie pagine Facebook. Questo nostro incontro eh, ai mesi, senza poter vedere le tavole, diventerà anche un podcast perché anche di un podcast ci siamo dotati come PDE, si chiama Indie Libri per Lettori Indipendenti. E invito tutti ad andare a metterci già il naso. Eh, a questo punto, buona serata, e noi ci vediamo mercoledì prossimo con Peter Cameron. Buona serata a tutti. Grazie, Grazie. buona Grazie. serata. No. E...